Buon pomeriggio, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Tre argomenti, forse per certi aspetti il primo e il terzo sono leggermente collegati fra loro perché, insomma, bene o male si parla di ritmo. Nella seconda parte parleremo invece di poesie e prosa in dialetto triestino. Terza parte avremo ospite la presidente del Circolo del Tango e, parlando di ritmo, mai come in questo caso, i nostri primi ospiti sono alla mia sinistra J-Ra, che è un rapper triestino, e alla sua sinistra Orly Sad, che è DJ producer. Ora, detta in come si dice, al secolo sono Joel Ambrosino e Orlando Sanna. Allora, adesso io non so come devo rivolgermi, devo chiamare Jay e Orly Ma oppure come un po' preferisce, strano alla per fine dire va la verità. benissimo. Comunque, in questo momento Jay abbastanza spopola, si dice sempre, no? Spopola sul web, Spopola, perché ormai è un sì, termine. spopola. No, in realtà adesso sta avendo un buon impatto questo video, però ecco, spopolare sembra. I Ecco. giornalisti amano un Sì, pochettino. però va bene, insomma, comunque sì, ha avuto un grande impatto per la città, almeno è un buon numero comunque di persone che l'ha visto, l'ha condiviso. Poi è un brano, poi dopo noi vedremo, ma al limite penso che alla fine, se non è impossibile, possiamo anche vederlo per intero. Non credo che non ci siano problemi di diritti o d'altro, adesso non so, francamente, No, io non vorrei certo. infognarmi in questi discorsi, ma così magari lo vediamo appunto tutto intero alla fine. Voglio dire, c'è stato un certo interesse perché parte da Cita, Umberto Saba e tutte queste cose Certo. qua. Poi però, insomma, come si dice, come diciamo noi, nelle more, c'è anche una certa critica, una certa polemica anche nei confronti di un certo modo un certo comportamento che ha la città, insomma, no? Che è quello di sempre, una città magari che è contenta di sé, che sta un po' seduta, eccetera, ma che insomma ce l'hai messo dentro una roba di questo genere, no? Secondo me, in quanto appunto MC, cioè rapper, avendo quest'arma della parola, mi sembrava giusto adoperarla per dare una sveglia, magari nel mio piccolo poi, a quello che sono i ragazzi, magari alle persone in generale, i miei concittadini, perché secondo me, visto anche alcuni discorsi che ho avuto con altre persone, eccetera, c'è un po' questo senso di quasi mancato, come spiegare, un senso di L'incompletezza del incompletezza, senso, ho esatto, capito. ecco, di incompletezza in certo senso. Quindi mi sembrava giusto anche mettere una lente di ingrandimento su alcuni problemi che la città ha, che è giusto che magari E migliorino. tu quanti anni hai, se posso chiederti? 22. Pasteria, e non ti vergogni, come verrebbe da dire, nel senso, 22 anni, io neanche mi ricordo cosa facevo quando avevo 22 anni. Però voglio dire, ecco, adesso questo, io so, insomma, si riflette molto, no, sulla vostra generazione, no? Che è una generazione che si trova un pochettino anche spaesata, perché è giusto dirlo, no? Forse è la prima generazione che sembra essere consapevole che non ha diritto alla speranza. Adesso io non vorrei buttarla in maniera molto, molto tetra, eccetera, però insomma, francamente sembra così. C'è anche da dire, però, io vedo, parlando con figli di amici, eccetera, che è una bella generazione. Cioè, al di là di certi eccessi, insomma, che chiunque ama, che chiunque aveva anche 30, 40 e 50 anni fa, però è una generazione che si dà da fare, che capisce qual è il proprio ruolo all'interno della società e che giustamente dice la sua se crede che certe cose non funzionino. Beh certo, in realtà ecco, questo pezzo qui aveva un, come
comunque un impatto molto importante dal punto di vista appunto critico e anche di analisi della città. Però ovviamente c'è anche il lato positivo, e il lato positivo è anche proprio questo: ci sono tanti ragazzi che si danno da fare, che organizzano determinate cose in giro per l'Italia, in Europa, nel mondo. E altri ragazzi che scrivono, anche in città ci sono tantissime persone che stanno scrivendo, che vanno supportate. E va detto anche questo: noi abbiamo forse l'arma più grande in assoluto, che è internet, no? Beh, sì, certo. Che allo stesso tempo è un'arma a doppio taglio. Perché? Perché è dispersivo per alcune cose e invece è essenziale per altre. Abbiamo un'enciclopedia infinita praticamente di cultura, musica, arte in generale, politica, quello che vogliamo. Cerchiamo di adoperare questo internet per imparare e per poi cercare di divulgare qualcosa di positivo che costruisca un futuro migliore sia per noi che Poi dopo per gli altri. su questo di internet ritorniamo perché hai detto una cosa che mi interessa parecchio. Orlando, che cosa fa un DJ producer? Un DJ producer, è il ruolo di chi fa la musica. In questo caso, per Joel, il mio ruolo è costruire le basi musicali su cui creare il suo rap. Il DJ producer, che fa rap, secondo me, deve avere una cultura musicale, orientata verso la black music in particolare, perché le origini sono Sono là. quelle. Quindi se la mia cultura arriva da quella del liscio, poco rap farò dopo, Sì, no? un po' Magari andrò più da Casadei, ecco, difficile. per intenderci. Quindi il mio ruolo è quello anche di collezionista, quindi io colleziono vinili di musica funk, di musica black, ormai da 20 anni. Io vado frequentemente in California, negli Stati E là c'è Uniti. ancora Sì, partecipo a dei sì. festival di musica funk con il mio gruppo che si chiama Funk Freaks ed è Orange County, e mantengo, diciamo, vivo questo filone qua in quanto DJ. Qui in Italia, il funk arriva di meno, quindi c'è più una propensione verso il rap, che è proprio l'ultima matrice di questa catena. Però quello che voi dite è abbastanza curioso, voglio dire, io personalmente nei miei gusti musicali considero già adesso in macchina o Henry Belafonte, mi sembra di avere heavy metal per quella che è la mia concezione, no? Che è molto più tranquilla, eccetera. Però bisogna anche dire, bisogna anche sottolineare quello che hai appena detto, cioè che chi fa questo tipo di musica, no? Che, diciamo così, di primo acchito potrebbe sembrare la musica più semplice da realizzare, più semplice da produrre, eccetera. In realtà deve aver ascoltato parecchia musica prima e quindi fondamentalmente se la matrice è quella della black music, eccetera, magari per curiosità, magari anche per altro, avrete sentito anche tutti quei filoni musicali che erano contemporanei, quindi anche credo sicuramente molto jazz, molto, molto pop anche nel Certo. senso gli idoli miei, sono Sinatra e tutte queste cose qua. Perché è anche questo abbastanza interessante, ripeto, da sottolineare, cioè questo fatto che non nasce per caso. Infatti, cioè, è un connubio, diciamo, se vogliamo parlare di rap, il connubio di un MC, un rapper che sa fare le rime, sta raccontando qualcosa, sta dicendo un qualcosa che può essere la sua storia, una condizione che sta vivendo, e c'ha una base musicale su cui scandire queste rime, queste metriche, e quella viene creata da un DJ che c'ha magari in origine due giradischi e Sì, e mette riesce in a. loop a ripetizione magari una melodia, un tune. Quindi questa melodia, da dove la trovava? Dai dischi che c'aveva in casa. Tendenzialmente erano quelli dei genitori, quindi poteva essere la musica soul o funk, visto che si sta parlando di qualcosa che è nata negli anni 60, 70, si è sviluppata negli 80. Qui adesso abbiamo il massimo dell'espressione, nel senso che non siamo più quelli da cui è partita questa cosa qua, cioè negli anni 80. Adesso abbiamo una visione più ampia della faccenda. Certo. Abbiamo, come diceva Joel, internet, quindi possiamo spaziare sulla Ecco, conoscenza delle cose, no? internet in questo senso è fondamentale, no? Cioè tu ti Certo. puoi, io delle volte, se
mi secca sempre, però delle volte passi delle serate intere a vedere le cose che ti piacciono, che ti interessano, eccetera, e poi c'è quella maledetta colonnina a destra che ti fa anche prendere strade molto, molto particolari, eccetera. Però, voglio dire, utilizzato in questo modo è effettivamente una piccola grande rivoluzione. Certo, più che altro internet dà la possibilità appunto a un ragazzo come me di Trieste, che comunque è una città tutto sommato piccola magari rispetto ad altre, di poter con un computer, con un foglio, una penna e con qualcuno che ci lavora dietro, riuscire a divulgare la propria musica magari a un livello più ampio. E appunto, come dicevo anche prima, internet è dispersivo allo stesso tempo, perché appunto, premi Colonnina uno, apri destra 10 e... video, anche lì va capito, va, secondo me bisogna anche in un certo senso preimpostarsi, no? Cioè, cosa vado a fare, no, adesso? Voglio, non so, documentarmi su una determinata cosa, allora so benissimo che se poi c'è un video che Meglio non è meglio non andarvene. andarci, ecco. Appunto, internet, adesso tutto si basa su internet, tutto è incentrato su internet. Questo video, se adesso si sta muovendo, se è video, è per via di internet, Sì. quindi di conseguenza sì. Ma perché si parte sempre, una volta il video era supporto, no? Io, dai, che costo io, so che è bruttissimo, però quando parlo di queste cose, insomma, devo fare anche conto delle mie esperienze personali. Giusto. Io ricordo, per esempio, come si chiama, DJ Television, che è una trasmissione che andava in onda appunto negli anni 80, noi si tornava a casa da scuola e quello avevi, guardavi, eccetera. E voglio dire, il video in genere veniva fuori dopo il brano musicale, eccetera. Invece mi pare che adesso come adesso il connubio è strettissimo, se non addirittura, e vede il video come si potrebbe dire, e il video ha un ruolo addirittura prominente, proprio Certo. perché laddove una volta c'era solo un canale televisivo, esclusivamente televisivo, dove potevi vedere queste cose, adesso attraverso la rete i canali si sono moltiplicati. Certo, cioè, oggigiorno si ha la multimedialità dei prodotti, quindi diciamo alla fin fine, oggigiorno, avendo un computer in casa, il minimo comune denominatore di quello che creo è sempre un file, che sia una fotografia, che sia un audio, un video, è sempre un file. Quindi diciamo che con un computer e dei software differenti, anche a casa, senza un grosso studio, posso creare Diverse cose. diverse cose, quindi anche i video, no? Sono una cosa che è molto semplice da creare e quindi si può Sì, correlare, poi accompagnare alla musica anche perché se facilmente. vogliamo le telecamerine non costano nemmeno Ecco, tantissimo e hanno questo una è. resa Esatto. notevole. Addirittura ci sono certi cellulari con cui puoi fare delle cose tutto sommato abbastanza visibili, no? E magari poi le puoi correggere al computer, per cui sì, è oggettivamente molto più semplice. Ma io non ho mai capito, mi incuriosisce sempre quando voi girate i video, no? Come funziona dal punto di vista tecnico? Cioè, la musica viene comunque sparata nel momento in cui registra. Come funziona? Beh, in questo caso il video Sì, l'ha tu. fatto TML, che saluto, Jesse, e lui per esempio cosa fa? Prende la videocamera, di solito improvvisiamo perché secondo noi le cose vengono meglio così, insomma. E abbiamo una linea guida che è quello che chiaramente in questo caso volevamo dare immagini alle parole, no? Sembrava la cosa più giusta da fare, dar valore alla città. E lui prende la sua videocamera, abbiamo un dispositivo, una sorta di cassa, diciamo, ecco, che Ho fa capito. musica, io faccio, sentendo il pezzo lo reppo di nuovo, faccio il labiale di questa cosa e poi viene montato, Quindi insomma. si sente, ecco, voglio dire, Sì, quando mentre si facciamo il mentre fate video, il sì, giro, anzi è mentre fate il video importante si che si sente. senta, sì. Ho Sì, ma capito. No, è sempre comunque un playback, cioè, Sì, certo. Sì, no, comunque per forza. lo capisco. Rap significa, ieri mi ha molto colpito questo nel servizio che abbiamo Sono trasmesso ieri contento. di Bernardo Gullotta. Significa rhythm and poetry, ritmo e poesia. Uno non ci pensa, no? Anche là, proprio perché in genere
i rapper sono considerati contestatori, a parte che la poesia è forse la forma suprema di contestazione sotto certi Certo, aspetti. Però, esatto. insomma, voglio dire, uno magari, se uno pensa ad Eminem, non pensa alla poesia. Dopo magari va a leggere quello che Esatto, dice e in realtà. scopre, e la stessa cosa può valere anche forse per tipo Snoopy Dogg o altra gente. In tal senso, anche in tal senso, si legge, diciamo così, si leggono i riferimenti a Saba, là hai attinto, insomma. Attinto a quello che è il nostro patrimonio culturale, citando appunto il pezzo. No, in realtà, appunto, io almeno personalmente amo leggere e amo, insomma, cercare di documentarmi il più possibile su quello che mi interessa. La poesia è qualcosa che mi interessa, la lettura pure. E allora mi è stato semplice, come dire, legare il mio pezzo e comunque la mia poesia in un certo senso a quella che poi è stata Trieste di Umberto Saba, no? E finita la strofa, come avevo anche spiegato in altri posti, mi è venuto il momento di fare il ritornello, ho detto ma cosa faccio, no? Cosa scrivo adesso? Vediamo, no? Cosa potrebbe essere buono. Ho ripreso proprio i versi, li ho riadattati ritmicamente parlando ed è stato qualcosa di originale perché era qualcosa che non si era sentito ancora e quindi questo ha ancora avuto un impatto maggiore secondo me, anche perché il rap cerca anche l'originalità, quindi anche è stata una cosa giusta e Il rap, no? buona. Nasce, abbiamo detto prima, nasce negli Stati Uniti, eccetera. Com'è che poi, o quantomeno, quando è che comincia a diventare patrimonio, ma si potrebbe dire anche universale, insomma, oramai, no? Perché ce ne sono in tutti, anche adesso non so se è considerato, però mi viene in mente adesso quel cantautore belga che mi pare si chiami Stromae o una roba del genere. Anche lui è forse è un esempio abbastanza tipico di cantautore, abbastanza melodico, che però sconfina in territori abbastanza simili al vostro. Ma com'è che da cosa tipica degli Stati Uniti si è andata affermando anche in altri paesi? Beh, diciamo che le origini, diciamo, appunto negli Stati Uniti sono quelle più caratteristiche, sono il rap di New York, il rap di Los Angeles, che hanno proprio anche caratteristiche visive differenti. New York è una metropoli molto grigia con i palazzoni, Los Angeles c'ha le palme, c'ha le auto modificate, le spiagge, quindi visivamente è una cosa diversa e racconta storie diverse, situazioni diverse e gli stili sono differenti, quindi ogni posto c'è un qualcosa di caratteristico e chi fa rap, diciamo, sta rappresentando la prima cosa, cioè sta rappresentando il luogo di origine, se stesso e il suo messaggio. Ed è anche Quindi vero che più i messaggi sono personali, delle volte più facilmente diventano universali, sì. in alcune Per forza, circostanze. vediamo gli Sì. esempi di, appunto, come citavamo prima, la poesia, i grossi poeti hanno fatto personale un'esperienza universale, magari, no? Anzi, è questo il metodo per raccontare qualcosa che possa arrivare a chiunque, cioè sulla propria esperienza. Può Appunto, anche perché magari quello che pensa una persona poi appunto è condivisa da essere condivisa, altre, sì, no, ma quindi. è proprio, non so, anche, vabbè, non so, invece, c'è tutte le correnti musicali, tutte le mode musicali, forse un termine che non è bellissimo, ma non me ne viene in mente un altro adesso, ma insomma, tutte le correnti musicali hanno avuto anche ad un certo momento una sorta di film di riferimento, no? Esiste anche per il rap, qual è? Beh, Spike Lee penso che sia uno Ah, Spike Lee, Spike giusto. Lee Sì, dei sicuro. registi Sì, giusto. chiave. Non Non avevo. avevo. La cultura afroamericana, Ah, appunto. già, sì, là come dire, si chiude il Si chiude il cerchio, cerchio, no? perché in realtà Sicuro. vanno sempre legate queste due cose, no? Perché si tende spesso a pensare che il rap sia un genere musicale e fine, no? In realtà no, fa parte di questa cultura che è l'hip hop. Ma Ecco, c'è anche una letteratura poi dopo, anche esatto, questo se sono. posso aprire una parentesi a riguardo, non esiste la musica hip hop, cioè esiste la cultura hip hop, no? Che contiene il b-boying, che è la breakdance, il writing,
e il DJing, che è l'arte dello questo scratch, questo conosco anch'io. E l'emceeing, che è invece appunto l'arte del rap. Questa è una cultura perché che... Perché si dice emceeing? Cosa significa? L'MC sarebbe il maestro di cerimonia, in realtà il rapper è colui che rappa, l'MC è colui che scrive i pezzi, rappa e fa anche freestyle e appartiene alla cultura hip-hop. E perché si chiama maestro di cerimonia? Che ma perché si usava alle feste degli anni 70 con DJ Kool Herc, che per esempio ha iniziato questa cosa qui, no? Allora prendeva un MC, veniva preso da quelli che erano... Sound system, appunto. Anche James Brown aveva un MC, che o almeno c'era un tizio che si definiva MC di quelli che l'accompagnavano. Infatti lì abbiamo uno dei primissimi esempi dove la ritmicità coinvolge tutta la strumentazione, tutta l'orchestra sul palco, quindi c'è le chitarre, vengono suonate quasi come una batteria. Forse no? Living in America la voce stessa. È già rap piuttosto che... Esatto. Anche là. Per i toni, per quello che dice. Più che altro poi... il rap è James Brown. Nel senso. <Sì. ride> Ecco, prima, cioè, parte da lì. Nel senso. Sì, perché poi dopo è molto bello anche andare alle radici e andare anche poi alla ricerca di esponenti, come dire, di membri onorari del club del rap, per certi aspetti che magari tu non ci pensi, ma in realtà poi scopri che lo sono. Per quanto riguarda anche la poesia, posso immaginare che Ginsberg, Corso e tutti questi poeti della generazione beat americana degli anni 60 possono rappresentare un riferimento non indifferente, fortemente anticipatore di determinate sonorità e di determinati ritmi, probabilmente. Ma questo rientra poi i miei studi josefiani mi impongono questo tipo di ragionamento ed è molto affascinante per me. Cioè, per dire. Dopo magari ci sono anche diversi filoni, appunto, cioè se vediamo appunto, collochiamo il rap in un filone dove c'è la forte impronta afroamericana appunto in America, e c'è tutta un filone che lo segue, quindi sia nella letteratura, abbiamo scrittori come Iceberg Slim che hanno scritto appunto la vita delle condizioni degli afroamericani in America, dell'America, appunto parliamo dell'America degli anni 30, 40, che non è l'America di oggi, no? Che da un lato aveva come cantore Arlo Guthrie, quindi il folk più che però nello stesso tempo c'era anche un'altra America che magari quella volta non poteva ancora esprimersi, e che è questa qua. Punto. Allora, adesso intanto noi chiedo alla regia se sono pronti con il video con cui chiudiamo l'intervista, però c'è questa domanda che aiuta a chiudere ed è la domanda più sciocca che uno possa fare a progetti per il futuro. Adesso cioè, voglio dire, ci sono spettacoli, magari spettacoli forse non è il termine corretto per quanto mi riguarda, ma insomma. No, allora adesso lavoreremo al disco ufficiale, il mio primo disco. Che verrà in vinile, immagino. Ma magari, si potrebbe anche pensare... Sì. Comunque, prima avevo fatto anche altre cose, insomma, ho fatto anche un EP tempo fa, avevo fatto altre cose. Adesso vogliamo arrivare al primo disco, uscirà un altro pezzo a breve, adesso diamo tempo comunque ancora... Vabbè, sì, mica... se dimentichi questo adesso, poi dopo... Esatto. E per quanto riguarda invece i live, per adesso ho una data a Firenze, quindi a Trieste non ancora. E domenica c'è un evento, anzi quell'occasione, magari per i ragazzi che fanno freestyle, se volete, domenica al Mozart Café ci sarà in via Carducci, sì. E al Mozart Café ci sarà appunto questa battle in termine tecnico di freestyle, chiunque può portare un proprio pezzo, anche suonare, eccetera. Io farò anch'io due pezzi, quindi se vogliono venire... A che ora? Per di pomeriggio, per le 4, sì, si può venire a è piuttosto a vedere. Che stare a casa a vedere il esatto, insomma, ecco, se siete dei MCs, venite, anche se no. Allora, intanto io ringrazio, forse sembra stupido, ho una difficoltà che non so come chiamarvi, se chiamarvi con i nomi, veramente con i nomi d'arte o con... Comunque, J.A., che è il... J.R., sembra, chiedo scusa, J.R.,
e Orly Cell, al secolo, come si dice, Joe Lambrosino e Orlando Sanna per essere stati con noi. E chiudiamo allora questa parte, questa prima parte di Trieste in diretta, facendo vedere il brano che si intitola Mani troppo grandi. Ma insomma, Mani troppo grandi, vediamolo, e poi dopo la pubblicità cambiamo argomento, neanche tanto, perché anche dopo parleremo di poesia. Guardo sull'Adriatico, riva di Trieste, la deriva del nord-est più statico, da est a ovest in veste, lavora 120 all'ora, è un pneumatico, feste con le dress dalle feste, tossisci più di un asmatico, birre fresche, in quanto non c'è niente qua, l'alcol pare il fra più carismatico. Borgo San Sergio, Valmaura, San Giacomo, dove tanta gente attende il miracolo, guarda la ferriera, fuoco in lamiera, le emissioni di sera rendono il tutto più macabro, me l'ho detto che c'era una scena vera, ora aspetta e spera, e tanto se abbiamo due eventi all'anno, bro. Ti sparo nella realtà della mia città, tipo Fiocina, due anni che non mi si vedeva, come il tram di Opcina, che alla città credeva, ora non è Trieste. Piace, ma è come un ragazzo sprovorace, con i capelli biondi e gli occhi azzurri, a mani troppo grandi per regalare un fiore, e a mani troppo grandi per regalare un fiore. Trieste piace, ma è come un ragazzo sprovorace, con i capelli biondi e gli occhi azzurri, e a mani troppo grandi per regalare un fiore, e a mani troppo grandi per regalare un fiore. Passo per Cavana, non ci credo, con tempo qua passeggiava Umberto Saba, Italo Svevo. Ora tutta sta cultura la vedo a stento, come in galleria Protti, B-Boys. E a proposito di B-Boys, un omaggio speciale va alla Manimel Crew, che non è più tra noi. Si trattava d'arte, non di morire, non smizzo da qualche parte col vino rosso nell'aranciata guizza. Generazione chiusa in portizza, che usa l'italiano solo per ordinare la pizza. E ciò deve una svegliata come se ne basta due calici e va tutto bene. Sono contento per voi, ma dopo non lamentere che qua non c'è un cazzo, fioi. E non per essere arrogante, ma farla finta leggera, preferisco sta forma d'arte. Piace, ma è come un ragazzo sprovorace, con i capelli biondi e gli occhi azzurri, a mani troppo grandi per regalare un fiore, e a mani troppo grandi per regalare un fiore. Trieste piace, ma è come un ragazzo sprovorace, con i capelli biondi e gli occhi azzurri, e a mani troppo grandi per regalare un fiore, e a mani troppo grandi per regalare un fiore. E se si parla di unione, qua si intende la squadra, visto che un'idea di unione qua nessuno la inquadra. Forse non ti sei accorto che il nostro spirito d'appartenenza è morto col porto. Amo la mia città e mi fa male non vederla progredire, nonostante il potenziale. Abbiamo la piazza più grande d'Europa davanti al mare, un patrimonio storico artistico da invidiare. San Giusto, costiera, castello di Miramare, il Carso unico sul suolo nazionale, il palazzo austro-ungarici quasi ad evidenziare la nostra natura multiculturale. Capoluogo di regione, ma capo questo luogo meno è moto della regione, in compenso luogo con più auto e moto della regione, dove il capo del luogo non mette in moto la ragione. Seconda parte di Trieste in diretta, siamo in compagnia di Graziella Semacchi, buonasera, buonasera. Benvenuta. Grazie per l'invito. Con la quale parliamo, in realtà c'è un collegamento, se vogliamo, con quanto discutevamo prima, non so se lei è riuscita un pochettino. No, io sono arrivata appena da poco. Però insomma, voglio dire, anche i rapper fanno poesia in fin dei conti, ma certo, magari in maniera un po' estrema, magari in maniera un po' molto più ritmata che altro, però insomma è poesia. E devo dire la verità, lo dico ancora una volta, io credo, non so se lei è d'accordo con me, ma queste nuove generazioni è una bella gioventù. Secondo deve me sì. Deve essere aiutata, deve essere aiutata forse molto più delle generazioni precedenti, perché poveretti non gli si presenta un futuro particolarmente brillante davanti, diciamolo, insomma. Però secondo me è una bellissima gioventù. Secondo me deve essere capita, perché patiscono ancora dei guai, diciamo, non dei guai, dei comportamenti dei precedenti, che sono stati abbastanza penalizzati, no? Certo.
Ecco, e mentre adesso questi giovani vanno veramente capiti. Ed è una bella cosa, tutto sommato, perché questo significa che il futuro non è tanto nero come viene sempre predetto. Poi esprimersi, chi riesce ad esprimersi in una maniera o nell'altra, anche in una maniera dirompente o prorompente, è sempre un segno di spiritualità e di intelligenza e di cultura e di vivere con i tempi. Questo è, soprattutto questo. Certo. Allora, poesia in dialetto. Prosa anche. Anche prosa in dialetto. Adesso queste sono le domande un po'. Cos'è più difficile, poesia o prosa in dialetto da scrivere? Per me sono due cose assolutamente diverse e nello stesso tempo uguali, perché quando devo scrivere, mi viene da scrivere in italiano, mi viene da scrivere in prosa, in dialetto, lo faccio con naturalezza. Ed altrettanto quando mi si presenta una rima in testa, me la fisso subito sulla carta perché altrimenti me la dimentico, da lì si snoda poi la poesia. Quindi non trovo difficoltà. Io ho più difficoltà, se devo essere sincero, a leggere la prosa che non la poesia. Indubbiamente, perché è più complessa, è più lunga, la poesia, quattro versi, dicono tutto. Ma sa, io mi sono abituata a scrivere molto in prosa perché ho lavorato ben 27 anni a Vita Nuova. Avevo la rubrica quindi... E sono diventata molto sciolta e continuo ancora a farlo. Infatti recentemente ho pubblicato un altro libro in dialetto, questo me lo dico, me le conto, altri raccontini, ecco, che è uscito pochi mesi fa. Ecco. Che è diretto sempre da Ibisco, che è pubblicato sempre questo da Ibisco, sì, qualcosa ho pubblicato anche con Luglio, ma dal 2000, da quando ho conosciuto la Ibisco, ho pubblicato con lei. Che hanno anche una bellissima, sono anche dei bellissimi caratteri di stampa. Sì, è molto curato, libri che fanno bella figura anche in libreria, uno non li vuole leggere. Questo è. Senta, nelle sue note biografiche, no? Lei ha sangue istriano, dalmato e carsolino. Sì, sono misciotto. Questo cosa significa da un punto di vista caratteriale, se posso chiederglielo, e in che modo poi aiuta a scrivere? Non credo niente, perché sono nata così, non per mia scelta. Sono cresciuta a Trieste e quindi sono italiana e di conseguenza mi sono sviluppata qui, carattere, mentalità, studi, tutto quello che vuole. Quindi insomma non è utile andare a fare tanta... No, quelle sono sovrastrutture. Le chiedo una cosa, non vorrei impelagarla, insomma. Casomai le dico no comment. Se lo dice no comment, eccetera, no? Però quanto di parecchia letteratura triestina dopo la Seconda Guerra Mondiale è in qualche modo debitrice delle vicende successe in Istria e in qualche modo non è che forse sia un po' insistito e si continua a insistere un pochettino troppo su questo? Ma io credo che si insista sempre troppo, perché vivendo quotidianamente qui a Trieste, noi viviamo la nostra vita di ogni giorno, nella nostra famiglia, nei nostri impegni. Certo che partecipiamo a tutto, ma partecipiamo secondo il nostro modo di essere, secondo quello che noi facciamo, quindi inseriti pienamente nell'ambiente e nel tempo, ma non credo che almeno su di me abbiano avuto particolari influenze. Però le dirò una cosa, che il mio secondo matrimonio è stato fatto con un esule. Quindi, con Ranieri Ponis, che lei conoscerà perché ha intervistato varie volte. Come no, accidenti. Quindi la paga lei il matrimonio, allora. Prego? La paga lei il matrimonio. No, gli ho pagato lui. Ecco, questo è la vedi, mi scusi. No, è anche un altro modo, una cosa da sfatare. Tutti gli istriani, perlomeno mio marito, no. Io sono per tre quarti istriano, per cui mi conosce. Sa tutte le sfumature. Conosco bene. Come si incomincia a scrivere? Cioè, è una questione che viene sempre, è una domanda che viene sempre da porre, no? A chi... Sì, ecco, io... Immagino che lei ricorda la sua prima volta di scrittura. È recente,
veramente, se lei mi guarda, pensi che io ho cominciato a scrivere 30 anni fa, pressappoco. Non avevo mai pensato di scrivere né in italiano, né in dialetto, né prosa, né poesia. È cominciato in un modo molto strano. È morto mio padre improvvisamente. Il giorno dopo, io ho scritto la prima poesia della mia vita. È una poesia che non ho mai letto a nessuno e che mai leggerò. E così ho cominciato, qualche giorno dopo, mai a tavolino, perché io non ho mai scritto a tavolino. Non so, quella volta avevo i figli ancora piccoli, quindi sbrigavo i lavori di casa, mi rigiravo, mi veniva un verso, una frase che così mi colpiva e mi fermavo e la scrivevo, magari sulla credenza. Sì, 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 sì. Ecco. Poi, quando i bambini erano a letto, la riprendevo e veniva giù una poesia. Stranamente, non sapevo che erano poesie, erano sfoghi veramente, ecco, che per, come si dice, l'elaborazione del mio lutto, in un certo senso, sì, un'elaborazione del tutto naturale, ecco. E non sono appunto istriana, ma ero ben contenta di non dover pagare una psicologa per l'elaborazione, ho fatto tutto da me. Se no... E poi... Però è bello, mi scusi se la interrompo, è bello questa cosa che questa sua prima poesia non l'abbia mai... No, è stata una cosa, il frutto proprio di un grandissimo dolore. Perché vede, mio padre è stato prigioniero di guerra, è partito nel 40, è tornato nel 46, mi ha lasciato bambina e mi ha trovato signorinetta. Quindi non ho goduto mio padre da piccola, l'ho goduto dopo. L'ho goduto specialmente quando lui è andato in pensione e io contemporaneamente ho avuto il primo figlio. E quindi siamo stati assieme, lui a godere, me adulta e il nipotino. E quindi era un'intesa molto molto stretta. Posso chiedere, se non le chiedo troppo, che cosa ha pensato quando ha visto suo padre dopo 6 anni, quando è tornato? Beh, l'ho sentito un estraneo. Nei primi momenti sì, perché avevamo passato tutti gli anni di guerra, io, mia sorella, con mia madre, mia nonna, una casa solo di donne. Non eravamo neanche abituati a una presenza maschile. Sì. Si parlava, si scriveva poco, perché era prigioniero in India, la posta non funziona adesso, si figuri quella volta. Ecco, e quindi c'era il mito del papà, ma anche un poco, era uno straniero. Dopo ci ha riconquistato. D'altra parte, mio padre poi ha navigato finché è andato in pensione, non è che l'abbiamo vissuto molto, neppure dopo, no. Solo dopo il pensionamento. Però è bello anche questo di... Sono esperienze che si ricordano e si trasmettono, anche, e queste formano, ecco, sì. Queste formano veramente. E invece la prima poesia o il primo racconto pubblicato, quello è un altro discorso, nel senso, come si è arrivati poi casualmente, perché avevo un'amica che ho tuttora, alla quale leggevo, che diceva, sai che ho scritto un'altra, ma te me leggi al telefono con i fiori dormiva. Ah. E io a casa mai riconosciuta, dopo le spiegherò anche, leggerò una poesia che indica bene questo. Allora mi dice, ma perché non te va de mio zio? E chi sei tuo zio? Mio zio è il professor Fraulini, quello che ha fondato la società artistica letteraria. Anzi, sono 70 anni quest'anno dalla fondazione. E bisognerebbe fare qualcosa, perché è stato molto importante per Trieste. E io, timidamente, spinta da questa qui, ho portato quelle 10-15 poesie che avevo là in un quaderno. Mi ha detto, ne hai altre? Sì, timidissima. Perché non mi sentivo, non ero uno che cercavo, che voleva avere il lauro in testa, per amor del cielo. Era un gioco, in un certo senso, anche tra le altre cose. E allora lui era cieco, le leggevo, e quando ho finito mi ha detto, ne hai altre? Sì, ho altre, quest'altra settimana me le porti. E così ci si ritrovava il martedì, e così le ne ho portate, e alla fine mi dice, vorrei pubblicarle nella mia collana, il Timavo, che era una collana, non so se lei la conosce, una collana abbastanza conosciuta, che è durata tanta. Sì, figuri, fumo. A casa, ma ti poesie, ma che vergogna, ma chi va più fora, non te conoscemo. Ma sapeva che la scriveva lo stesso. Desconto, la guardi, le mostro subito che questa, le mie poesie verità. Ecco, in cucina mi trovo la poesia.
Cocombino il pranzo, pur la cena, messa in pizza una piccia vena e un per de rime mi scrivo de getto, ma sempre in segreto, in gran scondon. E co sona la campanella, butto il quaderno in un armeron. Non voglio che sappi sta mia debolezza, ma è inutile la precauzione. Quei furbi tremendi e dispettosi, che se sia i fioi che mio marì, quel cosiga intuì e mi remena senza pietà. Guardè, la mamma la si trasognata, la deve aver composto qualche altra sempiada. Lori vuol solo una coga in servizio, che de magnarica il brutto vizio. Se non li contento, se altre beccade. Sta minestra butti la via, non la si fatta con troppa poesia. Mostri nei versi che te ha scritto, intanto che se brusava il distrito. Niente de vero in ste osservazioni, ma non mi difendo perché ho capì che ho ancora bisogno di me. Ecco, questa così è nata. E poi la prima poesia pubblicata è questa del libro La girandola delle donne. Glielo faccio vedere, si vede? Bravissima, anche arrivo anche a farlo vedere. Di solito sono me che devo... No, aspetta, ma sono una factotum, ho fatto tante robe in vita mia. Eccolo qua, la girandola delle donne, con una... Certo, e anche staccata, E questo disegno, che sei una donna stilizzata, che ha in testa, quella sei fornema, la ha in testa tante robe, l'ha fatta mia figlia che aveva 10 anni quella volta. Porco. Che par Klimt, no? Sì, io anche... Quasi la vendo per Klimt. Approvi, segui che tu me la compri, vendi di tutto. Così che ha venduto di recente anche la piazza Navona, no? La sì, Fontana. Era dunque che come Totò in pratica. Esatto. Dopo la fine. Esatto. E questa sarà la prima. Questa sarà la prima del libro, pubblicato. Del primo libro. Okay. Appunto, La girandola delle donne. Un giorno di primavera, go portà in Piazza Grande i fioi, a ciappare il primo tepido sol della nuova stagione. Pareva festa con tanti muli tutti imborezzai che correva di qua e di là fra svoglie di colombi spaventai. La girandola che qualche duno immantiniva girava col borin e i colori dei petali si confondeva. Cussise la vita, go pensado, pitturata de gioie, dolori, impegni e lavori che gira veloci nella corsa cominciata come un gioco che adesso si sfrenata e che si fermerà quando il vento cascherà. Per tutti la vita è una girandola, ma più per le donne che tanti affaniga e tante occupazioni che in casa e fora non ha mai finito, che sai le godi o le secruzia per tutto quel che capita nel nido. queste sono le prime proprio de ambientazione familiare, ma le mie sono tutte quante scritte così. Cose normali, no? Quotidiane, non se mai voglio pindarici, sì. E se tutti quanti le capissi. E immagino anche che non so che la si senta là e di bon, adesso aspetta che scrivo una poesia. Ma no, questa è la roba continuo peggiore. Ancora così. Ecco, mi ho sentato per forza per scrivere sul computer i raccontini, per esempio. No, questo sì, discorso. Perché se prosa, poi dovevo portare uno alla settimana, quindi magari all'ultimo momento non sapevo cosa scrivere, e dopo mi mettevo davanti al computer, ormai avevo imparato a usarlo, e là sì, per le poesie no, non ho mai scritto, oggi scrivo una poesia. Sì, non penso che sia No. Allora, adesso un attimo solo ripassiamo all'italiano, no? Anche perché alle poesie in italiano? No, tanto sì, mi scusi, dopo sono talmente abituata, non mi accorgo neppure. Dopo sì, torniamo sì, al dialetto. Sì, certo. No, ma per parlare, per un accenno anche, insomma, è stata una brutta settimana, diciamo sì. Così, perché oltre alla scomparsa domani, tra l'altro andremo a salutare Danilo Soli, sì. Che ripeto, io l'ho già detto, ma è stata una bella persona prima ancora che un grandissimo giornalista, divulgatore, eccetera. Insomma. Però credo venerdì scorso, comunque insomma sì, la scorsa sì, settimana la notte tra venerdì e sabato è scomparsa è venuta Laura. A mancare anche Laura Borghi Mestoni, Laura che io avevo conosciuto e siamo diventate amiche subito proprio la società artistica letteraria triestina e siamo sempre rimaste amiche
Ecco, e anche per me è stato veramente un dolore. Ieri sono stata anche al funerale a salutarla, ed è molto brutto, ed è molto brutto. Perché poi è morta anche in modo inaspettato. In un periodo che stava bene, pensi, si figuri, che lei, io e lei Davidiz avevamo in progetto un libro di poesie in dialetto triestino, tre dialettali, tre poesie, tre poetesse dialettali, con lo stile molto diverso, sì, una dall'altra. E lei era felicissima, di partecipare, e quindi in piena salute, in assoluta lucidità. È stato questo brutto momento notturno che ce l'ha portata via. Comunque con lei avevamo già scritto questo libro, se vede. Questo me lo ricordo perché credo sia stato presentato, sarà una ventina d'anni fa, se non mi sbaglio. Sì, sì. Questo mi ricordo che lo presentai quando scrivevo, quindi sì, una ventina. E lei è una di queste, perché quello è fatto da Laura, da me, dalla Vidiz e poi dalla Carla Guidoni Benedetto. Mm-hmm. Che adesso si dedica in modo particolare alla drammaturgia, scrive commedie, è molto brava, e poi la Muisanga, che conoscerà anche, mm-hmm, e la De Pase, che è piranese, e poi la De Pase. E quindi abbiamo passato un bellissimo periodo a presentarlo andando in giro. Siamo rimaste molto amiche, ma molto più unite forse noi tre dialettali, diciamo. Ecco. Ah, certo. Cioè, anche con la Carla, veramente, ma... Cioè c'è un altro tipo di intesa tra noi, no? E non c'è nessuna di quel progetto con la Vidiz, eccetera. Ah, lo facciamo, andare lo facciamo. Perché no, magari no, c'è qualcosa anche della Mestroni. Cioè, no, io ho parlato anche ieri con Bianca, la figlia minore, e ho detto guardate che guarda lui, Bianca, ci metteremo in contatto perché io e Edda vogliamo fare questo in memoria di Laura. Sarebbe la cosa più bella anche, insomma. Lo facciamo. Vuol leggere qualcosa? Vuole una di queste, sì, Laura, sì, ma sì, molto sì, volentieri. Così anche molto la volentieri. Adesso vediamo. Qui c'è... Lei è una poetessa satirica, lei colpisce i difetti delle persone molto bonariamente e molto intelligentemente. Ah, quindi... Con un ottimo risultato. E quindi... Adesso guardavo, che peccato che non c'è. Ho preso, ah sì sì sì, è una delle mie preferite. Bisognerebbe leggerle in due. Se la sente lei di fare. Ecco. Allora, come ci adesso mettiamo? Qua. No, ma forse io riesco, ecco. Se la mettiamo qua. Sì, ecco, allora io sono, ecco, è il ritorno di Ulisse. Okay. Lei è Ulisse. Sì, fin qua. Okay. Non messo via in chi sia mai sto cisto. Poi sono sicura mi l'ho già visto. Ulisse sono, a far l'improvvisata son torna qua, Penelope adorata. Ostro Zelù, sei proprio mio marito. Passa un ventennio, adesso lo capì. E cosa sei, perché ti fa quel viso? Sì, dopo il terziolar, son un poco sbriso. Che senco mo le tue camise nette, ma oramai te capanza, e le se strette. Me se scusi da anche una scarsela, una vetta ciol potessi la tua tela. E bazzilar con fili e con rocchette, del bianco se la svendita de frette. Me sa che un poco ti te son cambiata, dolce te ieri e forse anche imbranata. Ma benedetto, in tutti questi anni ho avuto rogne e dispiaceri e affanni. Cosa se magna te gavi in furlan, trovarlo non potevo là lontana. Creatura, veramente spetto i proci e risotto preparo coi pedoci. Te scherzi, quella bella compagnia che sbrocca e fa bisboccia a casa mia. A sbaffo qua nessun se mai vignudo, chi porta strudel chi per sotto crudo. Stale nosè, le bestie le esandate, vuol dire che qualche dun le gamagnate. Tutto venduto in blocco col terren, a un costruttore de case, e proprio ben. Bon, dammi i soldi che li metto in taglio, tanto sa tutti che son colo e sgaio. Con la svalutazione, idee dei ieri. In cambio i mega da quattro quartieri. Sei fitti se bloccai, non sei un affare, non ero mia a saverte consigliare. Ma miei foresti da in locazione, che paga in marchi e franchi la pigion. Va bene, inutile parlare, sono stanco e vado in talamo a spavare. Cosa? Il paion? Sul tronco dell'ulivo? Non voglio ricordarlo finché vivo. Ma sarà ben la camera del letto zo in corte che ha fatto i muri, e il tetto. Diviso in due. E poi pagare il condon. Dossiori sai de sesto a pension. Aria te gattite da de fare, ma con mi bella te convien calare.
Sì, cuce buona, ma te le chi mangiava cosa? L'erba del giardino? Ah, giusto, e non saluta suo papà, sai, bella educazione che te che dà. E il mio bambino, se con la putela rente lo sinco, la sua barca vela. Ma come, già l'età dell'amorosa, senza il consenso mio, lui non si sposa. E perché no? Devo imparare un mestiere. Improprio il gabotega, il fa il bander. Stirpe de re che da generazioni pascolava pecori e montoni. Sì, de monarca, mettitela via che si è cambiata l'aristocrazia. Non trovo fio nel letto che accoglienza può anche Ulisse perdere la pazienza. Ma no, rabbiarte, col tuo grande ingegno, trova un locale e fa cavalli di legno. E questa è fantastica. Devo chiedere, già che ci sono, sì? Devo chiedere una cosa, perché c'è un termine che usava molto mio papà e del quale poi non ho mai colo. Sgaio, che sì. Penso sia istriana come, ma sì, come termine. Senz'altro, no? Senz'altro. Che colo, senz'altro. Che sei, che colo, che sgaio, che gamba. E giusto l'altro giorno, non so perché, parlando con mia mamma, mi è venuto in mente, detto, se ricordi il papà che usava quel termine, chissà cosa... Perché poi dopo... Ma, insomma, colo nel senso anche di intelligente, uno che sa arrangiarsi in tutti potrebbe i sensi. Potrebbe anche essere tipo che sagoma. Sì, 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 una sì. Roba è anche sagoma un pochetto, sì. Invece poi c'è anche quest'altro volumetto che a me piace anche come titolo, perché, che se, facciamolo vedere, Costume Conti Nonna. Sì. Tra l'altro questa nella foto è sua mamma, no? Sì, sì, sì. E Costume Conti Nonna immagino siano appunto leggende. Allora, sono leggende istriane, triestine, dei dintorni, che conoscevo e che mi sono state raccontate, che ho ritrovato crescendo, che ho tradotto in dialetto, però non tradotte letteralmente, sempre con questo mio stile un po' così scherzoso. Mi piace l'idea però anche che fondamentalmente si dia l'idea dei racconti in famiglia, no? Cioè di quelli che sono appunto racconti che si tramandano. Che si sentono, si imparano e si mandano avanti, anche perché le leggende erano molto cadute in disuso, adesso poi specialmente con tutte queste tutto quello che abbiamo oggi, anche i bambini giocano molto con il computer, con la televisione, sì, con Nintendo, col tablet, le mie nipotine, ecco, però io racconto loro queste cose di una volta e si divertono. Le dirò, questa esula, però mi fa ridere perché è appena caduta. La mia nipotina, che ha appena compiuto 5 anni, era a casa mia, infilava come una donnina, col filo così, infilava le perle e sembrava tutta sorta. La maggiore, che ha 8 anni, era col mio vecchio computer e mi dice, no, ma mi racconti un indovinello, mi racconti qualcosa. E sul momento mi è venuto uno che conoscevo, vecchissimo, e dice, ho le braccia, ma non ho le mani, ho il collo ma non ho la testa, chi sono? E la piccola, uno zombie. Tempi moderni, quella volta era la camicia. No? Camicia non le conosco. Grande. Hai ragione tu, grande. Hai indovinato. Grande, questa è. E invece, già che ci sono, io racconto un'altra che c'entra poco, ma è bellissima e dà l'idea anche appunto dei bambini che sono così. Il figlio di un amico mio ha adottato un bambino africano e logicamente, insomma, ci possono essere anche delle problematiche, eccetera. Questo bambino, uno, in classe sua, a scuola, ha detto, vieni qua, uomo nero, ma senza peraltro un tono. E questo mi ha detto, veramente io sarei marrone, che mi pare una precisazione perfetta e bellissima. Sì. Uno zombie, questa è clamorosa. I tempi moderni. E quell'altra però è bello vivere così queste nuove generazioni, vederle, e anche bisogna sapersi agganciare in un certo senso. Ma rappresentano anche per certi aspetti una sfida, nel senso di, poi logicamente chi li aggancia, come dice lei, si tiene a sua volta aggiornato, insomma. E quindi è altro che, senz'altro. Ok, allora siamo in chiusura. Ricordiamo, c'è questo progetto che potrebbe essere... Sì, lo facciamo senz'altro.
Ecco, e dopo se ha piacere io. Ma casomai potremmo rivederci più avanti Oh, e così. volentieri, sto anche vicino di casa. Così magari se la medisi prima, cosa che devo leggere, mi preparo, così La insomma. sta La bravissimo, sa che. complimenti veramente. Amico dei. De prima lettura così Sai che amico dei trascorsi attito. anche. Beh, sei una tor. Uno che segui come lei tanto tutta la storia dei film, che la sa, che la sento, quando che la sento c'è sempre una lezione. Ecco, Grazie quindi tanto. lei la sa Siete anche recitare. sottolineate questa cosa qua in qualche modo. Grazie ancora a Graziella Semacchi per essere stata nostra Grazie a lei, ospite. Ci rivediamo grazie allora fra un po' di tempo. a lei. Grazie. Adesso un po' di pubblicità e poi chiudiamo parlando anche di poesia, perché in fin dei conti anche il tango è poesia, E insomma, certo. e quindi ne discuteremo con la presidente del Circolo del Tango. Eccoci, terza parte di Trieste in diretta. In questi ultimi 20 minuti siamo in compagnia di Carla Crebatin, che è la presidente del Circolo Trieste Tango, del Circolo di Tango Esatto. Trieste Tango, Di ecco, tango insomma, di Tango argentino. Argentino. Oh, mamma mia. Sì. Allora, con la quale parliamo di una serie di manifestazioni per celebrare anche i 20 anni del Circolo, Sì, che è tanto il uno più dei antico di primi, Trieste e anche assolutamente. però. Anche a livello nazionale, insomma, è uno Sì, dei. è stato il primo circolo a Trieste, ma anche uno dei primi quattro d'Italia, assieme a Roma, a Torino e a Venezia. Allora, Quindi. intanto volevo. Perché lei ha precisato subito tango argentino? Sì, beh, c'è una differenza nel ballo dal tango europeo al tango argentino, quindi diciamo che. Sono la matrice del tango europeo è pur sempre derivata dall'Argentina, però si balla in modo diverso, ecco, quindi è diventato quasi una categoria a Proprio non lo parte. sapevo, insomma, pensavo. Però, voglio dire, 20 anni fa, no? Adesso siamo tutti molto abituati al tango, eccetera. Io non mi ricordo cosa ho visto alla televisione in questi giorni, e c'era appunto. Ah no, un filmetto domenica mattina, Sì. eccetera, e c'era alla fine. Voglio dire, uno dei protagonisti andava a una scuola di tango, eccetera. E insomma, ognuno di noi ha un amico che è iscritto Balla. Ai circoli, C'è eccetera. stato un grande boom negli ultimi 10 anni, diciamo, no? Quindi adesso è diventato molto popolare anche grazie anche alla pubblicità, ai film, non so, la pubblicità per esempio della vecchia Sì, Romagna, come no. Là c'è poi. Astor Piazzolla, no? Se non mi Esatto, con sbaglio. Libertango, poi ci sono stati dei film anche che hanno ovviamente così dato un po' il via, però è stata una cosa, diciamo così, molto contagiosa. Alla fine ci si contagia uno con l'altro ed è stato così un crescendo in questi ultimi anni. Però 20 anni fa, quando Certo. esattamente. Una famosa coreografa e ballerina che si chiama Silvia Vladiminsky, argentina, ha portato il tango in Italia, che all'epoca poi era anche teatro tango, tra l'altro, Sì, anche no? a Trieste ci sono Sì, stati molti esempi di esatto, di spettacoli in tal spettacoli, senso. esatto. E quindi è stata proprio lei Mi a perdoni se la impostarli. interrompo. Parlando di film, lei sa che qua tocca un mio lato Ah, abbastanza. vedi? C'è un film bellissimo che si chiama Tangos Saura? No? di. No, Di chi? no, adesso nemmeno di Fernando Solanas. Ah, È sì, come un regista argentino, è un no? film Sì, meraviglioso meraviglioso, e esatto. logicamente non si trova. Non è, io ho procurato delle copie di Straforo. È un film veramente dove capisci parecchie cose del ballo, Della di tutto ciò musica, che sta perché. dietro anche al ballo. Esattamente, parte Se lo molto anche vedete dalla da qualche musica. Ah parte. beh, glielo possiamo procurare No, io ce dall'Argentina l'ho, se vuoi. Ah, infatti, ce l'hai già, va io ho dei bene. giri, però insomma è veramente un bellissimo film. Chiedo Sì, scusa, però non appunto 20 anni fa, no? è. 20 anni fa è arrivato appunto questo, tramite il Teatro Tango, questo
per la prima volta qua in Italia e si sono così in queste quattro città dove la Silvia Vladiminsky andò a fare questi seminari, ovviamente ha implementato poi la passione. Ecco. Ma lei, adesso, se posso fare una domanda personale, sì. Com'è che si è avvicinata? Cioè era già... No, io non ho fatto parte, io sono il presidente attuale in carica, però non ho fatto parte di questo nucleo principale che, insomma, diciamo, cito magari due dei maestri che poi hanno, anzi tre, che hanno continuato con delle scuole, che sono Ubaldo Sinkovic, Arianna Starace e Giorgio Gaburo, cioè poi loro hanno proprio implementato le scuole e sono diventati insegnanti e hanno diffuso. Io, diciamo, mi sono avvicinata perché la prima volta che ho fatto un viaggio in Argentina e l'ho visto, ho visto, insomma, l'atmosfera, il tango, eccetera. E quindi appena rientrata mi sono subito informata. Perché là è anche uno stile di vita magari esagerato, però insomma lo si concepisce il tango in maniera completamente diversa, molto ballo sociale, viscerale anche per certi aspetti. Ma sì, comunque no? Anche un modo, lo vivono, come dire, molto dal punto di vista della musica. E c'è gente che va addirittura nelle ballere solo per ascoltare la musica, sì, guardare sì, la sì, gente sì. che balla e magari non balla. Non balla. Però queste sono le milonghe, quelle le milonghe là. Famose. Vede che so. Vedo che informa. Perché? Perché? Perché noi avevamo l'hai informato. Una non l'ho collega. Visto nelle piste, però. No, quello sarà difficile. Quello sarà difficile. No, perché... vabbè, insomma, la Elisa Miazzini, no? Ah, che la nostra la carissima che ha... socia che ci ha abbandonato, sì, purtroppo. Perché non pagava le quote, no, probabilmente, pagava per quello è andata in America. Le pagava tutte, però... Dove già in America ha già trovato... Ha già trovato il club di riferimento. Però qui eravamo noi il suo club di riferimento. Però voglio dire, lì appunto è uno spettacolo anche vedere chi va a vedere il tango, mi pare di capire. Ma è tutto sì, l'insieme della, diciamo così, della serata che è molto particolare. Insomma, mi ha colpito, sono rientrata a Trieste, mi sono informata e ho saputo che appunto c'erano queste scuole. Quindi mi sono... E la prima volta che andai a ballare al Circolo proprio, mi ricordo che notai la Elisa Mazzini, mi piaceva molto come ballava, come stile, eccetera. Ah, quindi era brava. Sì, sì. Ah. E quindi ho detto, oh, io vorrei ballare come lei. E gli ho detto, no? Gli ha detto anche questa, gli ho detto, gli ho detto, guarda, dico, balli divinamente, vorrei ballare come te. E così, insomma, siamo diventate anche un po' amiche, proprio perché ci siamo, per me lei era, insomma, il faro, il punto d'arrivo. Ma poi c'erano anche altri migliori della Mazzini. Ma vabbè, ma insomma, c'è sempre uno migliore, voglio dire. Poi la gente migliora negli anni anche ballando. Io all'epoca ero una principiante, non sapevo muovere per quattro passi e invece, come dire, lei era già parecchi anni che ballava, no? È un ballo difficile da imparare? È un ballo un pochino più complicato di altri, bisogna insomma seguire le lezioni e diciamo poi anche ballare molto e appena dopo qualche anno... Addirittura? E beh, insomma, se si vuole ballare sì, bene, certo. Sì, ecco, sì, insomma, sì, capisco, sì. Cioè, per ballare bene ci vuole qualche... Però noi siamo un po' condizionati, noi che conosciamo soltanto appunto per aver sentito dire, magari per aver visto appunto qualche spettacolo, qualcosa, noi siamo sempre un po' condizionati da determinate cose, no? Per esempio determinati passi che magari sono stati tramandati dai film e per certi versi anche, come posso dire, esagerati o magari amplificati, esatto, in film ci sono comici. Due, ma ci sono due anche, come dire, insomma, sguardi sul tango, direi. Cioè, il tango che si va a ballare nelle milonghe, così nelle sale da ballo. Ma milonga esattamente cos'è proprio il termine? Cosa allora significa? Deriva da una specifica, diciamo così, come potrei definirla? È uno stile del tango. Ho capito. Ci sono tre stili, che è milonga, tango, milonga e vals, no? Che deriva un po' dal valzer. Ed è ci sono dei passi più corti, più ritmati, anche la musica è diversa. E però poi anche il luogo dove si va a ballare, la sala, la balera, diciamo così,
La serata di ballo si chiama Milonga, ecco, proprio Ah, ho perché capito. era un ballo, cioè uno di questi, diciamo, stile di tango un po' più così allegro, movimentato. Quindi. Però, beh, insomma, voglio dire, se una persona va a ballare e ha il piacere di passare una bella serata in compagnia, così, certamente quello è il tango. Poi c'è il tango spettacolo. E chiaramente lì, diciamo così, si possono sperimentare anche delle, come dire, Sì, ho evoluzioni, capito. si possono fare anche delle particolari, come dire, esibendosi, no? Possiamo anche studiare delle coreografie un pochettino più complicate che non puoi fare in pista, perché in pista sennò daresti contro agli altri Agli altri, beh, sì, ballerini. Quindi certo. è un ballo molto più semplice, quello che si balla normalmente. E mentre poi esiste anche addirittura ai campionati del mondo di tango, esiste la categoria tango scenario, proprio Quindi perché è conti. quella che si intende quando si va in scena, insomma, Ma è certamente. anche vero, no, che un tempo il tango, come peraltro parecchi balli, diciamo magari più di tradizione, non so se è giusto dire di tradizione europea, però nel nostro paese erano, virgolette, confinati, diciamo così, nell'epoca e diciamo così, nel genere del ballo liscio, no? Tango, mazurka e queste cose Sì, qua. sì, sì. Io mi ricordo perché negli anni 70, quando andavo a Rimini, che impazzava roba dei Casadei, eccetera, Sì. ed era, voglio dire, ed era un po', quasi in secondo piano, insomma, quantomeno veniva considerato qualcosa se non per pensionati, ma comunque, I famosi Matusalemme. mi pare di capire invece che adesso c'è, una concezione anche completamente diversa. Quando si va a Sì, lezione, quindi sì, quando sì, sì. si. Diciamo che il tango argentino è un genere a sé stante, quindi non lo si può paragonare al liscio e neanche alla discoteca, ovviamente. È un ballo di coppia, innanzitutto, c'è da dire questo. Però, un po' perché forse è venuto dall'estero, no? Sì. Un po' perché è stato presentato come un ballo così abbastanza sensuale, come una cosa particolare, e quindi ha preso piede come forma a sé. Ecco, non c'è Ho mai in una capito. ballera di liscio, lei non troverà, forse suoneranno qualche Sì, pezzo, però però non. non va il Ho pubblico che va a capito. ballare in milonga, non Ma va. mi tolga anche questa curiosità, che poi l'abbigliamento, no? Anche quello ha il suo ruolo oppure fondamentalmente non è sta grande. No, no, c'è stato anche un riscoprire un po' il gusto magari di vestirsi in un certo modo, più eleganti, anche le donne comunque più sexy perché hanno questi tacchi alti, cioè abbiamo delle scarpe particolari con il tacco alto, poi insomma la calzerete, ovviamente la rosa in bocca, No, quella non c'è. diciamo che è un po' non, sì, nell'immaginario, no? Anche peraltro Tutte. rimanda a Jack Lemmon più che altro Sì, in ecco, no? sì, quindi. È più una cosa ridicola che non esiste, no? Però invece l'abbigliarsi in un certo modo, anche sì, poi anche per l'uomo, E per l'uomo come. beh, insomma, certamente un pantalone più ampio, il nero, e poi anche comunque un abbigliamento, insomma, come dire, abbastanza Beh, elegante, insomma, deve elegante, sì, essere. poi ultimamente, diciamo, con le ultime generazioni, anche molti giovani si sono avvicinati al tango e hanno portato anche un abbigliamento più informale, ovviamente, no? Perché magari non. Però lo Però. stesso c'è, Ma secondo me così, poi dopo uno quelli. sguardo Sì, sul un'altra. particolare, sull'abbigliamento anche di taglio più giovanile o di, diciamo così, più informale, però è sempre I particolare. brani, no? Noi conosciamo appunto, i vecchi brani, quelli della tradizione. Io poi con Sì. se recuperate su internet, chi ha voglia, perché si può fare, c'è una versione di Caminito. Caminito è un tango, Come no? no? Cioè, c'è una versione di Caminito cantata da Marcello Mastroianni, che è qualcosa di assolutamente meraviglioso, perché Dove? sì, Questa la non la cerchi conosco. perché la Mazzini piangeva quando Ma sentiva, dai. sì,
perché è molto commovente, eccetera. Peraltro tratta da un bellissimo film. Però voglio dire, appunto, ci sono oppure Astor Piazzolla per arrivare a qualche cosa di certo. più, di più. Recente, Ma quali sono, per moderno. esempio, immagino che ci sono dei brani che noi non associamo al tango, ma che in realtà sono dei tanghi. In che senso? Cioè, non Nel associamo. senso, li ascoltiamo magari per sono colonne sonore di qualche film, per radio, Ah, eccetera. Li beh, sentiamo certo, e sì. dici bom, bom, vabbè, vabbè, e poi dopo scopri, ma sai che questo è un tango? Sai che poi dici, non Sì, ci sono, sì. immagino, no? Ma guardi, ci sono soprattutto nel tango nuovo, nel tango moderno di oggi, elettronico, perché altrimenti è abbastanza È abbastanza riconoscibile. riconoscibile, Ecco, perché anche la sì. pubblicità di Vecchia Romagna con Libertango, tutti ormai l'hanno assimilata come tango. Però ecco, nel tango nuovo, per esempio, i Gotham Project, che Ah, sono un gruppo come famosissimo oggi no? come oggi, Conosco persino io che non ho. ecco, ho visto che ci sono diversi brani dei Gotham come sottofondo delle Ho pubblicità, capito. che naturalmente magari uno non sa, ecco, ma magari chi è nel mondo del tango lo sa, No, noi ci insomma. stiamo avvicinando alla fine, tra l'altro, perché Ah, oggi finiamo un po' accidenti. prima e Bene, è volato. mi stavo dimenticando della cosa più, tutto sommato, una delle cose più importanti, cioè questi due spettacoli che voi tenete Sì, al sì. Teatro Esatto. Sloveno il 16 e il 17 di aprile, inizio alle ore 20:30, proprio per celebrare appunto questa vostra L'anniversario, ricorrenza dei 20 anni. infatti, Si chiama appunto. Thanos en Tango. Ha visto questo titolo particolare? Si parlava prima del ballo liscio degli italiani. Sono stati anche gli italiani che hanno portato un pochettino di tradizione del ballo di coppia in Argentina quando sono Quando emigrati sono, sì. massicciamente nel Novecento. E quindi. Principalmente la prima ondata erano napoletani molti, no? O del sud, e gli argentini li hanno subito battezzati Thanos, che è una Ah, ho specie capito, di di un contrazione italianos. di napoletanos, no? Però Ancora. poi è diventata la contrazione che tutt'oggi sta per Degli italiano, italiani. Thanos, no? Quindi anche io quando sono stata in Argentina ero una Thanas, E una devo dire la Tana, verità che sarei anzi. contentissimo E quindi di. abbiamo voluto fare mettere in scena questi nostri 20 anni di tango, diciamo, con tutti noi italiani, quindi vedere anche come noi abbiamo percepito e vissuto il tango e come lo mettiamo in scena, E insomma. quindi in queste due serate ci saranno. Anche, diciamo, ovviamente delle coppie di ballerini, insomma, ormai a Trieste molto famosi perché sono questi che hanno fondato il Ok. circolo, come ho detto, Baldo Sinkovic con la sua compagna Silvia Galetti, poi abbiamo Arianna Starace e Franco Giombetti, e poi abbiamo Luciano Donda che fu uno dei primi, però poi si è trasferito a Roma. Ha fatto carriera insomma, nel mondo dello spettacolo, del tango e della danza, che insieme a Cinzia Lombardi sono sia i coreografi che i registi di questo spettacolo. C'è già stato un ritorno, no, Ho alle capito. origini E di ci sarà anche lei, Luciano. però. Ecco, io e alcuni altri, diciamo un bel gruppetto di gente, come dire, normale, non bravi, non maestri, non strepitosi, però. Abbiamo creato questo corpo di ballo del circolo di Trieste Tango per fare ovviamente da cornice e da contorno a questi ballerini più, diciamo, professionali. Poi ci sarà la musica dal vivo, lo che vendrà. Avremo una cantante argentina, Gabriela Larcón, che si è trasferita e vive a Trieste ora. E poi avremo anche delle piccole così sketch e scenette di teatro tango proprio per ricordare i Proprio. primi spettacoli di Silvia Quindi, Vladiminsky. insomma, il menù è abbastanza ricco Sì, è molto e ricco, è uno vario. spettacolo molto piacevole, se non è solo danza, 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 cioè c'è un po' di tutto, Casomai, quindi. se crede, vuol tornare magari un po' prima, tipo Magari, una settimana prima, magari, così ne vediamo altre riparliamo, insomma. notizie, Intanto io mi perché informo anche non è l'unica iniziativa per i 20 anni. dell'anniversario, Ma perché bon, allora, abbiamo casomai altre già, ci cioè, intanto c'è magari, sì. Ilaria Lucari, che è un'altra tanghera che immagino abbia già drizzato le antenne Sì, per invitarvi anzi, se mi nuovamente. invita ancora perché così le spiegherò No, sì.
le altre cose che abbiamo nel cassetto. Senz'altro, è che dopo logicamente quando si incomincia a parlare poi si va. Comunque ci rivediamo sicuramente in tempi, tempi brevi. Allora, siamo in chiusura di questa puntata di Trieste in diretta. Vi ricordo che questa sera, essendo giovedì, il telegiornale lo conduce un'altra tanghera, cioè Laura Bucarella, anche lei è tra... Sì, sì, io ormai sono vivo in mezzo alle... Abbiamo seminato bene. E invece questa sera alle 21 c'è anche Ring, che si occupa in questa puntata anche ancora una volta di Ferriera. Sapete che ci sono stati alcune prese di posizioni personali da parte di Arvedi che questa sera verranno discusse. Noi invece con Trieste in diretta ci vediamo domani come sempre alle ore 18. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata. Grazie a voi, buonasera.